oggi significa un segnale di amicizia e di intento di collaborazione con San Marino, portando il saluto del Presidente del Consiglio Berlusconi. L'Italia ritiene che la collaborazione con San Marino vada intensificata e approva l'azione che il nuovo governo di San Marino ha intrapreso, coraggiosa, difficile, di cambiamento della sua economia. Alla luce di quanto è successo nel mondo, ogni paese ha colto la necessità di migliorare la crescita economica reale dei diversi paesi e di mettere in secondo piano la politica finanziaria. Abbiamo bisogno di recuperare un'economia reale più solida e più forte. Se questo è valido per ogni paese, è anche valido per San Marino. San Marino ha dovuto fare un'azione molto forte, sottoscrivere accordi importanti sulle doppie imposizioni fiscali a livello internazionale, ne ha già firmate 20. Noi intendiamo dare il nostro aiuto e la nostra collaborazione in questo percorso. Oggi, con questa visita, abbiamo anche esaminato alcuni specifici dossier che ci sono stati presentati e che interessano i rapporti fra Italia e San Marino. Fra questi, in primis, abbiamo esaminato la proposta del Governo della Repubblica sul parco scientifico e tecnologico, dove abbiamo dato la nostra disponibilità a collaborare e abbiamo individuato già da subito chi sarà per parte italiana il responsabile di un gruppo di lavoro che troverà diversi ministeri interessati insieme alla Regione Marche e alla Regione Emilia. Così abbiamo approfondito il tema dei rapporti sul piano energetico. C'è un accordo decennale che è in scadenza a fine anno sul transito, ma vogliamo anche trovare modi per definire meglio i rapporti sul piano del gas e anche sul piano delle energie rinnovabili, che è un tema significativo e importante che vogliamo con loro affrontare. Anche qui abbiamo già individuato un gruppo di lavoro, dato il nominativo per parte italiana, che sarà responsabile di questo progetto. E poi abbiamo approfondito il tema della collaborazione sul piano radiotelevisivo, la prosecuzione della fornitura dei servizi, nell'attesa della finalizzazione del nuovo accordo che è rimasto un po' fermo e che dobbiamo definire. Venendo qua, ho detto agli illustri colleghi ministri presenti che atterrando nella neve a Rimini avrei letto più volentieri Aeroporto Internazionale Rimini San Marino. Credo sia un interesse di entrambi e anche su questo cercheremo di lavorare. Abbiamo definito che questi gruppi di lavoro, in tempi brevi, entro l'estate, formuleranno le loro proposte definitive affinché la delegazione dei ministri interessati possa venire a Roma per dare concreta attuazione agli accordi sui quali stiamo lavorando. Ho dimenticato qualcosa. Sul piano anche della internazionalizzazione, abbiamo apprezzato la intenzione di San Marino di
costituire un istituto per la commercializzazione dei propri prodotti, idea, sulla scia dell'esperienza positiva italiana dell'ICE. Su questo abbiamo dato la disponibilità nello stesso gruppo di lavoro di approfondirlo, anche dando una particolare attenzione che potrebbe essere già quella che nell'ufficio ICE di Bologna ci sia un desk San Marino. Qualche domanda velocissima e poi ci trasferiamo a Palazzo. Dalle sue parole emerge la consapevolezza che San Marino non è una distorsione, non è un disturbo per l'Italia, ma è una risorsa. Sarà quindi questo il clima che porterà avanti il carattere generale delle azioni nei prossimi mesi. Direi che abbiamo anche dei segni che ci dicono che ciò avverrà. Io sono venuto qua, e l'abbiamo scoperto per caso, il 26 gennaio del 2005. Oggi è il 26 gennaio del 2010. Quando venni qua, il 26 gennaio del 2005, nevicava. Poiché non mi risulta che San Marino stia a una stazione sciistica e quindi che l'evento è un evento comunque non usuale, anche oggi nevica ed è il motivo del ritardo, perché era più complesso muoversi. Credo che il significato vero di questa visita, per la quale sono venuto sul suggerimento del Presidente del Consiglio, sia proprio questo. Noi vogliamo levare l'impressione, come sempre amplificata a confronto alla effettiva realtà, di rapporti non positivi fra San Marino e Italia. Non c'è dubbio che c'è stato il problema dei cosiddetti paradisi, ma non era un problema di San Marino, era un problema che si è inserito in una vertenza internazionale. Da casa mia, dove risiedo, per la verità ci sto poco, al centro di Monte Carlo ci vogliono 25 minuti. Conosco quella realtà forse meglio di quella di San Marino, perché è vicino a casa. Non c'è dubbio che questa crisi finanziaria mondiale ha necessitato un approfondimento di valutazione, di complessiva modifica della economia mondiale. Quindi San Marino è entrata non perché San Marino, ma perché in questo globale problema è entrata San Marino, e l'Italia ha fatto la sua parte, ma mi pare che San Marino abbia risposto in maniera positiva. Sono ancora alcune cose da definire, ma in maniera positiva. E allora la visita di oggi significa incoraggiamento a definire quello che deve essere ancora definito, collaborazione dell'Italia al percorso di riorganizzazione economico della Repubblica. Ministro, credo si possa sintetizzare dopo la dimissione. Mi pare che abbia fatto una sintesi bellissima, e infatti prevediamo anche che la visita finale per la conclusione degli accordi avvenga il 30 di giugno col sole a Roma. Molto molto veloce, posso? L'ultima, eh? Sì, sì, molto breve. E a San Marino sono Alessandro Carli, San Marino Fixing, settimanale degli industriali. Volevo sapere, ecco, sotto l'aspetto della legge sull'IVA, rappresentante fiscale, insomma, c'è un po' di preoccupazione a San Marino. Ha qualche novità? Allora, queste, come lei sa, non sono competenze mie, però, indubbiamente, essendo all'estero, ho colto dai diversi dicasteri le argomentazioni. Posso dirvi che anche su quel tema ho verificato negli incontri di questa mattina un'azione di collaborazione positiva che si sta svolgendo fra le autorità italiane preposte e quelle sammarinesi in maniera positiva. Alcune altre cose devono essere ancora definite, e sono convinto che avverrà nei prossimi mesi.
Perfetto.